Eccoci in Tomodachi Live. Oggi registro alla sera per il giorno seguente. Vediamo un po' cosa c'è. Il gilet imbottito, ok. Nuovi colori. Okay. Certo, il gilet imbottito con questi caldi estivi mi fa schiumare solo a sentirlo parlare. Sentirne parlare. Ok, vabbè, la donazione, però poi sotto non c'è niente. Oh, evento. Andiamo a no, evento alla 3 giorni della sera. Che cosa accade? Torneo di braccio di ferro. Vediamo un po' chi ha vinto. E Gaia vince il torneo di Braccio di Ferro. Attenzione, Namicraft è stata battuta. Sentiamo l'opinione. Beh, notizie sportive. Ah, anche quello. Ebbene, abbiamo visto che questa è notiziona. Andiamo un po' a vedere se c'è qualche cuore all'interno del palazzo. Ed eccolo. Qui, Alice, cosa ci chiedi? Vediamo un po'. Perché? Perché? Ah, certo! Vediamo un po'. Alla stazione. Cambiamo vestito, dai. Così va bene, perfetto. Parrucca perfetta, vai. Vai, perfettissimo. Sobrio, abbigliamento sobrio. Vai tranquillissima, ci penso io a darti una mano. Sei una botta di ferro, come si suol dire. Attenzione, attenzione. Attenzione. Alice, vai. È stato un bel appuntamento, evidentemente. Eccoci, eccoci. E vai, primo andato, vai. TV, Alice, vai. Brava, ditelo. Se siete stati bene. Vai. Televisione. Treno. Sono pronta, eccola. Guardate quanta gente è lì a attendere il treno. Cosa si fa la svelta dire cosa? Vai, ultimo step. Vediamo un po'. Vai. No? Vuoto, vuoto, vuoto. Tele, no. Vai. E vai, ci ha lasciato un attimo in suspense. Però ce l'abbiamo fatta. Applaudo, applaudo, applaudo. Yes. E vai, matrimonio in arrivo subitissimo. Hai visto? Vai. Un farmaco per il raffreddore. Basta che ci inviti al matrimonio, ci dai una fetta di torta e siamo tutti contentissimi. Ecco, eccoci, la cerimonia. Vai, vai, ecco la torta, la vedo. Praticamente gli sposa la torta, gli sposa, fa da testimone anche. Dai, dai. Bravissimi, lancio del bouquet, classico. Se mai non può mancare. Gente che si strappa i capelli, che applaude, che annuisce, chi festeggia, chi brinda, foto, sì, va bene. Vai. Perfetta, anche la foto. E Alice si è sposata con Daniele, yeah. Svizzera, andiamo a vedere un po' questa luna di miele. Cosa state facendo? Va bene, stavo cercando di capire. Eh beh, sono svizzera. Oh, entrambi a occhi chiusi. Là, vai. E rientrate pure. Che souvenir ci portate? Siamo curiosi. Bravi, bravi, bravi. Marito, vedete, si è trasformato in marito, perfetto. Un bel campanaccio. Certo, vai tranquilla. Nuovo livello è 19, quasi 20. Attenzione, attenzione. Canzone, ci ho fatto anche la rima. E vai. Ok, tranquilla, Alice. Adesso ti do anche da mangiare qualcosa. Dei calamari fritti. Graditi e vado al 20 e vieni qua. Ok,
Allora, facciamo così, ti do un bel cappello nuovo. Bel cappuccio, vai. Vai. Cappuccizzati. Perfetto. Ci sta proprio. Come cavolo, a merenda si può dire. E continuiamo. Andiamo di nuovo nel palazzo. Qui c'è stata una lunga esperienza di matrimonio con relativa richiesta. Vediamo Starchild. Oh, bene, cosa? Che richiesta hai? Tieni, beccati questa pannocchia. Sicuramente ti sazierà. Si fa per dire. Invece no, a metà stomaco deve essere ingombrante questa pannocchia. Ok, torniamo indietro. Andiamo a. Da Moni, anche lei da tanto che non visito. Ciao Moni, dici un po', dici. Sì, molto tempo, sì. Subito, abito silvestre per te. Bello, fluorescente così. Vediamo se ti piace. Vediamo. Vabbè, ci stai illuminando a giorno. Aiuto con questo abito. Ci dai la strada, maestra. Tieni qua, bell'abito a pois. Ti cambi subito perché mi stai flashando. E voilà, perfetto, ci piace. Ma figurati, è un piacere. Oh, moneta d'oro e via. Torniamo indietro. Andiamo dalla mia sosia, chiamiamola perché è il momento di cercare il mio alimento detestato. Cioè, l'alimento detestato della mia sosia. Oh, tra l'altro, ha anche una richiesta. Attenzione, attenzione. Buonasera, come sei? Molto educata. Ho fame, ho fame. Attenzione, vediamo che. Cosa mi manca da dargli? Ci picchia. Ah, ecco, gli gnocchi, compriamo. Ma gli gnocchi sono buoni, sicuramente gli piaceranno. Torniamo dietro. Arrivederci. Cioè, gli gnocchi sono fantastici, quindi. Cioè, ormai glieli do, ma. È giusto per finire la lista. Infatti, sono piaciuti, senza ombra di dubbio. Cioè, prima ho dato una pannocchia a Starchild, gli è arrivata a metà allo stomaco. Ora che gli ho dato gli gnocchi, che è un piatto strapesante. Boh, falla capire questo. Animal Crossing, sì, Animal Crossing. Questo è Tomodachi Life. Faccio un po' di scorta di padding e do il padding anche alla mia sosia per vedere se non gli piace. Perché così a vederlo non è che. A me non inviterebbe. Vediamo un po' se nel gioco uguale. No, invece nel gioco proprio gli è piaciuto. E quasi quasi salivo al livello 84. Andiamo a vedere il detestato di Ilaria. Vediamo un po' se lo troviamo. Anche il suo. Ma la vedo buia, molto buia. Poi Ilaria è anche più indietro. Prende bene. Oh, tieni, vai. Compriamoci questo couscous. Ok. Ti faccio lavorare, Suseli. Sembra si chiami Suseli. Ora non mi ricordo. Oh, buco. Di memoria. Tieni, prenditi questo, Ilaria. E niente, era quasi quasi detestato, ma non di tanto. Ok, Edgar, vediamo un po' se qualche un altro. Altra richiesta qua di Emanuela. E vediamo un po' Emanuela che cosa ci vuole chiedere. Accipicchierina, dici. Ma non ti darò, che ne so, un'ostrica, vai. Gli mancano due elementi, il super preferito e il detestato. Sono andata vicina, vicina al detestato. Ci riprovo, attenta, attenta, crema pasticcera. Ma sicuramente gli piacerà, come può non piacere la crema pasticcera. E vai! Ho trovato il super preferito di Eleonora, la crema pasticcera. Non l'ho fatta andare in orbita per accorciare i tempi. E vai! Sì! Vediamo, il mio amico di Eleonora è Jared. Vediamo chi di testa. Incompatibile con. Ma oh, mamma mia, quanta gente! Perfetto, quindi adesso mi manca un detestato anche a Emanuela. Oi, oi, si sta riducendo il cerchio. Dai, vado su da Edoardo e poi vado a fare altre cose. Iron Man, yeah. Ma dici un po' che cosa desideri? Va bene, andavo nel punto giusto. Tieni, calamari fritti anche a te. E li ha graditi. Ebbene, niente. Certo, io accetto sempre i regali. E vai, torniamo indietro. Ed ancora indietro perché credo sia giunto il momento di andare a vedere chi c'è al parco. Mi sembra che ci sia Elisa e Sarita che stanno passeggiando a prendere una boccata d'aria. Da tanto che non vado qui nelle villette. Ecco appunto, chiamiamo. Oh, vediamo un po', c'era Joe che si stava lavando i denti. Un mese. Addirittura. Tieni, tieni. Oggi tutti hanno fame.
Prosciutto, asparagi per te. Mai con lui ho finito tutti gli alimenti. Quindi anche per questo che, certo, si vede poco. Ormai non c'è più la questione di principio. Oh, vediamo un po', invece qui c'è varie serie che dormono. Ah, vale, sta sognando. Poi c'è Fabio Steffi. Steffi sta dormendo. Anche Alberto e Valentengi stanno dormendo pesantemente. Russano pure. Federico sta pure anche lui dormendo. Andiamo un po' qui. Oh, e vediamo un po' Hank che cosa ci vuole chiedere. Sosa di scherzo. Dici. Ora in cappello della chiesa. Casual. Beh, occhiali a sci, che cappello ti posso dare? Casual, 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 casual. Ma guardiamo, di quelli che ho, guarda, di quelli che ho, guarda, 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 proprio più casual, casual come è questo, proprio ci può stare sicuro. Non è nemmeno una maschera a carnevale. Ma come no, dai, cioè, non capisci, non capisci le maschere alternative. Effettivamente non era per niente casual, ma glielo volevo vendere per casual. Vediamo, qui si lavano i denti e qui Super Mario e Terra stanno guardando la TV. Bene, torniamo indietro e a questo momento, a questo punto mi si stava attorcigliando la lingua. È giunto il momento dei vostri sondaggi. Allora, vi ricordo, prima di tutto, di fare i sondaggi su questo video che è il 179 e li troverete nel 180. Se i vostri sondaggi non vengono menzionati, voi rifatemeli nel prossimo video, quindi nella 179, cioè aspetta, mi sono un po' incartata, cioè quindi se io adesso ho registrato e quindi sono sotto la 179, perfetto. Se non vedete i vostri sondaggi, rifatemi su questo video. Scusate, sto registrando di sera e la stanchezza dopo il lavoro è arrivata. Bene, altra cosa che vi volevo chiedere, me lo chiedete spesso, di salutarmi. Io pur non purtroppo, o meglio, non ho deciso di fare questa scelta perché siete in tanti e quindi non voglio fare torto a nessuno, quindi non saluto nessuno, non faccio video e saluti, diciamo questa cosa qui. Bene, detto questo, queste puntualizzazioni, procedo con i vostri sondaggi. Vado nel sito di Facebook, nella pagina Facebook, e vado subito da Antonella che mi chiede di fare un sondaggio a 4, mare, montagna, poi c'è la piscina e la festa. E vediamo chi vince. Vince la montagna, mi sa. Montagna, perché hanno tutti caldo, vogliono andare al freddo. Giusy mi chiede di fare un sondaggio a 4, che è maionese, pollo, lattuga e tonno. Oh, vediamo quale alimento preferiscono. Oh, attenzione, 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 attenzione. Oh, vince la maionese. Perché diciamo che la maionese va un po' su tutto. Emanuele mi chiede di fare un sondaggio a 4, quindi rimango qui con carne, pesce, verdura e ortaggi. Oh, vediamo, vediamo invece. Tra questi, quali scelgono? La carne. Tra l'altro c'è anche un pareggio tra i pesci e gli ortaggi. Yonel mi chiede di fare un sondaggio a 3. No, ho detto 3 e ho premuto 2, siamo messi bene. Casa, albergo, appartamento. Sei un fenomeno, bacioni, grazie Yonel o Lonel. Ora quando la I maiuscola mi mette in crisi. E vince l'albergo. Comunque, Lonel si Ana, mi sa, quello lì. Vai, scusami se ho detto male il tuo nome. Ma mi mette in crisi lei maiuscola. Non riesco mai a capire se è lei. Chiara mi chiede di fare un sondaggio a 2. Ariana Grande contro Miranda Cosgrove. Vediamo un po' chi vince. E vince Ariana Grande. Torniamo a un altro sondaggio che è di Ariana Costanzo. È sondaggio a 3 tra, attenzione, attenzione, Victorious. Sam. Ah, no, aspetta, Victorious, Sam e Kat e iCarly. E vince Sam e Kat. Benissimo, continuiamo, procediamo. Vincenzo mi chiede di fare un sondaggio a 4. Oh, vediamo un po'. PSP, la vecchia PSP, Xbox contro il Wii e il 3DS. Oh, vediamo quale console prediligono loro.
vince l'Xbox. Hanno proprio cambiato tutto. Sono andati sulla console Microsoft. Clarissa mi chiede di fare un sondaggio a due, che è giorni versus anni. Sei una grande, ti stimo. Grazie, Clarissa. Mi fa piacere sapere che vi piacciono i miei video. Vuol dire che vi faccio divertire e mi fa piacere far sorridere la gente. E ha vinto proprio i giorni, hanno vinto. Si sono ristretti. Allora, Valentina mi chiede di fare un sondaggio a 4, che è cucciolo contro mammolo, contro pisolo e contro brontolo. Andiamo nei sette nani, vediamo quale di questi sette nani preferiscono i miei mi. E vince cucciolo, il più piccolo di tutti i nani. Katy mi chiede di fare un sondaggio a 4, che è Emma Marone contro Alessandra Moroso, contro Fedez, contro Francesca Michelin. Vediamo un po' quale cantante preferiscono. Mi sa che vanno tutti su Alessandra Amoroso, non tutti. Se l'ha abbastanza suddivisa con Emma. Andiamo, V Lovers Only, mi dia di fare un sondaggio a 4, che è Sofia Viscardi contro Cleo Toms, contro Jalissa e contro Eileos. Vediamo chi vince. Mi sa che è Jalissa. Eh sì, vanno tutti su Jalissa. Vabbè, ti sei deciso. Giorgia mi chiede di fare un sondaggio a 3. Andiamo qua tra Pera, Momo e Stratussina. Oh, sondaggio interno alla mia isola. Vediamo chi preferiscono degli abitanti. State molto attenti, eh. Ecco, beh, non siete stati attenti. E ha vinto Pera. Piace molto Pera nella mia isola. Sara mi chiede di fare un sondaggio a 2, che è amore contro no amore. Oh, vediamo un po' chi vince. E vince l'amore, molto love, sono tutti, lobbano tutti i miei. Vediamo un po', sondaggio a 2 di Luca, che mi chiede di fare amicizia contro odio. Oh, vediamo. E vince l'odio, accipicchiolina, ora, da molto love all'odio proprio, sono così, sono strani. Future mi chiede di fare un sondaggio 2, che è Habbo.it contro Minecraft. Vediamo quale preferiscono. Attenzione, sta vincendo Habbo.it. Ebbene sì, anche di gran lunga. Andiamo da Alessia, che mi chiede di fare un sondaggio a 3 tra Flor. Attenzione, Flor. Ok, Violetta e Grassi. E vediamo un po' chi vince. E vince Violetta, ha vinto Violetta. Allora, sondaggio 3 di Beagles Puppies, che chiede di fare Stanley contro Daisy e contro Sissi, che dice sono i suoi gatti. E vince Stanley. Ricominciamo. Anita mi chiede di fare un sondaggio 2, che è Violetta contro Chica Vampiro. Vediamo un po'. E vince Violetta. Andiamo a vedere il sondaggio a 2 di Princess Flavia. Ricominciamo, che è scimmia contro elefante. Quale dei due animali preferiscono? L'elefante! Sono andati sul grosso, hanno avuto paura. Giulia mi chiede di fare un sondaggio a 3, che è me contro te e contro Ariana Grande. Cioè, te sarei io, aspetta. Ariana Grande, vediamo un po' chi vince. Qui è difficile vincere, è molto difficile. E vince proprio me, che sarebbe Giulia. Sonia mi chiede di fare un sondaggio a 2, che è Polo Nord contro Polo Sud. Oh, vediamo un po'. Vanno tutti al nord. Si spostano tutti al nord. Uè, è freddo da tutte e due le parti. Glielo spieghiamo che è. Con questo caldo, cioè, non fa differenza, però no, sono tutti e due freddi. Allora, Daniel mi chiede di fare un sondaggio a 4, Fuffi contro Imnok, contro Frodolo e contro Alpaca. Oh, quattro elementi di Animal Crossing. Vediamo chi vince. Vince per poco Alpaca, ma perché è quella con le maniche meno tirate, quella che ci dà un pochino più di soldini. Super creatività mi chiede di fare un sondaggio a 2, che è tè alla pesca contro il tè al limone. Vediamo un po'.
E vince il tè alla pesca. E poi c'è il famoso sondaggio di A3, famoso così, si fa per dire, non è che è famoso, è un sondaggio normale, A3, ma mi è venuto famoso, mi è scappato gelato al cioccolato, gelato al limone, gelato alla vaniglia e via. E vince il gelato al limone, non ci voglio credere. No, gelato al cioccolato, mi stavo spaventando che gli piacesse il gelato al limone, che è buono, ma cioè, sono troppo golosi i miei amici, non è possibile. Ed ecco qua, Epic Gamer, che mi chiede di fare un sondaggio a due, che è tra caldo contro freddo. Oh, il sondaggio del momento, vediamo un po'. Ci credo, con questo caldo vanno tutti sul freddo. Fosse stato freddo, sarebbero andati tutti sul caldo. Bastian contrari e vincano, appunto, il freddo vince. Bene, ho finito i vostri sondaggi. Grazie per essere arrivati fino a qui nella visualizzazione del video, per aver sentito tutte le mie frasine, tutti i miei sondaggi, tutti i miei errori causati dalla stanchezza. Grazie, vi ringrazio per tutti i complimenti, vi ringrazio veramente tanto, vi do un bacione a tutti, uno a uno. E che dirvi? Io a questo punto vi rimando al prossimo video e ciao a tutti!